Maru, che cosa stai leggendo? Ah, ciao Teodoro, è un manuale di judo. Con questo libretto puoi imparare a difenderti da solo. Davvero? È geniale, e credi che funzioni? Ma certo, se tu mi attacchi ti mostrerò come ci si può difendere. Cosa? Ma io non so combattere. Appunto, Teodoro, così impari. Andiamo, mi prendi per il collo e fai come se volessi spingermi giù. Ti prendo così? Tienimi meno forte, su, avvicinati un po', eh? Ecco, va bene, avvicina la gamba destra e tirami un po' verso di te. Manu, attento, ho gli occhiali. Sta zitto, mi deconcentri. Attento, mi strangoli. Attenzione, cavolo. Io mi difendo. Mossa! Per immobilizzarti. Mi fa male, fermo. Mi arrendo. Allora, hai visto, che ne dici? È semplicissimo, no? Sì, è semplicissimo. Povera la mia schiena, mi fa male dappertutto. E guarda gli occhiali, allora, sono tutti storti. Era o no una buona mossa? Parli di uno sparscemo e poi io non ci ho capito niente. Aspetta, te la rifaccio la moviola, così capisci meglio, va bene? No, caro, no, mi ricordo, ho capito tutto. Ma sei sicuro? Ti dico di sì, non sono mica scemo. Ma se qualcuno ti attacca, devi saperti difendere. Ah sì, facile, me lo mangio in un boccone. Perfetto. Cosa? Ecco, tre bulli, adesso possiamo provare. Ehi, voi venite un po' qui. Ma sei impazzito? Stai cercando di noi. Cosa vuoi, piccolo? Il mio amico qui vi fa secchi tutti e tre, vi avverto che fa judo. Ah sì? Vai Teodoro, fagli vedere, avanti. No! Te, vai! Vabbè, abbiamo scherzato abbastanza. Sì, e ricordati di salutarci, Bruce Lee. Bravo Teodoro, valeva la pena. Io che mi sono preso la briga di insegnarti le arti marziali. La prossima volta te la sbrigherai senza di me. E in ogni caso, vecchio mio, la violenza mi fa orrore.